La nostra azienda in realtà nasce da un lascito dei nonni. Questa era la casa dei miei nonni, è nata mia mamma qui, erano agricoltori, producevano per lo più vino e ortaggi. Ad oggi le attività predominanti sono la produzione viticola e abbiamo associato al discorso dell'azienda agricola, quindi anche una piccola parte di seminativi e di ortaggi. Facciamo trasformazione per lo più marmellate, conserve, confetture e abbiamo ampliato poi la nostra offerta col discorso della fattoria didattica con diversi laboratori. Il laboratorio proprio naturalistico, anche improntato sul riconoscere i suoni, le tracce degli animali, quello che è appunto la conoscenza minima, quella che può essere di un bambino del bosco, però alla scoperta di tante nuove cose. Abbiamo un laboratorio sulle erbe aromatiche, quindi per stare più attenti i bimbi a sviluppare quelli che sono o a riconoscere, a utilizzare i nostri sensi, prima di tutto l'olfatto, in quello che è quello per le erbe aromatiche. Piace un sacco quello della vendemmia perché viene associata ovviamente la raccolta con la pigiatura con i piedi come avveniva una volta. Quello degli animali che vede il bambino protagonista per quello che è la gestione dell'animale anche in quanto proprio cura. Abbiamo gli asinelli, quindi spazzolarli, tenerli puliti, dargli da mangiare, accudirli in tutto e per tutto. E poi all'interno della nostra azienda varie attività anche con le famiglie che riportano un po' a quello che è la didattica, però è una didattica in famiglia dove spesso sono poi i bambini che sono insegnanti dei genitori o portatori di buone pratiche.